Che cos'è il carbonio 14? Beh, noi sappiamo che gli esseri viventi su questa Terra, noi compresi, sono unità carbonio, cioè l'elemento fondamentale, caratterizzante, distintivo degli esseri viventi è di avere del carbonio al proprio interno, all'interno delle proprie cellule, dei propri tessuti. Il carbonio è un elemento chimico, lo possiamo vedere qui, è il sesto elemento della tabella periodica e di solito viene classificato con un indice che è 12, il carbonio normale è carbonio 12, ma ha un fratello gemello, un altro tipo di carbonio che ha le stesse proprietà chimiche, ma è classificato come carbonio 14 perché ha gli atomi che sono un pochino più abbondanti, un pochino più grandi di quanto non siano quelli del carbonio ordinario. Ebbene, mentre il carbonio 12, il carbonio consueto, è stabile nel tempo, cioè non muta, non cambia, il carbonio 14 invece muta, si dice in gergo che trasmuta, cioè si decompone e diventa progressivamente meno abbondante. Come si fa a capire qual è l'età di un reperto sapendo l'abbondanza del carbonio 14? Beh, vediamolo con un esempio. Immaginiamo che qui ci siano 7 giorni della settimana e che scandiscano il gioco di un giocatore al casinò. Il giocatore al casinò gioca al raddoppio, ad esempio alla roulette. Il primo giorno punta 1 euro e ammettiamo che sia fortunato, vince 2 euro, quindi il secondo giorno avrà 2 euro. Incoraggiato dal successo va avanti, il terzo giorno, ammettiamo che vinca ancora, avrà 4 euro, il quarto giorno avrà 8 euro, poi 16 euro, 32 euro e 64 euro il settimo giorno della settimana. Ora abbiamo instaurato una corrispondenza con il peculio, con i soldi che ha vinto il giocatore e i giorni della settimana. Proviamo a fare il contrario. Immaginiamo che il giocatore faccia un'altra cosa, cioè che parta con 64 euro e che il gioco sia esattamente al rovescio, cioè che lui punti metà di quello che possiede ogni giorno della settimana. Allora, che cosa succederà? Che il primo giorno ha inizialmente 64 euro, il secondo giorno avrà 32 euro, il terzo giorno ne avrà 16, poi 8, poi 4, poi 2, poi 1. È un gioco analogo a quello di prima, ma ci permette di capire adesso la radiodatazione. Guardate, questa è la quantità di denaro, cioè ammettiamo, di quell'elemento che vogliamo misurare, il radiocarbonio iniziale. Dopo un giorno si dimezza, dopo un altro giorno si dimezza ancora, si dimezza, fino ad arrivare all'ultimo giorno che è una quantità trascurabile. In questa maniera abbiamo creato un orologio. Perché? Perché se noi sappiamo quant'è la quantità di denaro che ha il giocatore, ovvero fuori di metafora, la quantità di radiocarbonio che ha una determinata sostanza organica al proprio interno, possiamo contare. Se ha la quantità iniziale, allora significa che è il primo giorno. Se invece la quantità è la metà, siamo al secondo giorno e così via. Con il radiocarbonio non è esattamente come con il gioco al raddoppio, in questo caso al dimezzamento, ma è molto simile e lo possiamo fare con un esempio pratico. Applichiamo questo stesso metodo e immaginiamo un caso pratico stavolta. Siamo fuori di casa da qualche giorno, ritorniamo a casa e ci accorgiamo che è saltata la corrente, che è tutto quanto spento. Vogliamo capire quanti giorni sono trascorsi da quando è saltata la corrente. Come possiamo fare? Allora, immaginiamo di aprire il freezer e di trovare che i cubetti di ghiaccio all'interno del freezer sono integri. Allora significa che la corrente è saltata da poco tempo perché il ghiaccio non ha fatto in tempo a fondere. Prima avevamo soltanto ghiaccio, tutti i cubetti di ghiaccio erano integri, quindi significa che era trascorso poco tempo da quando era saltata la corrente. Ora invece abbiamo il caso semplificato, per intenderci, che la metà dei cubetti di ghiaccio si è trasformata in acqua, cioè metà sono fusi. Ora, se sappiamo che si fonde metà del ghiaccio, nelle condizioni del freezer, in una settimana,
vedendo che ce ne sono solo la metà, possiamo stabilire che la corrente è saltata da una settimana. E se ce ne fossero soltanto la metà della metà, cioè due cubetti, significa che la corrente sarebbe saltata da due settimane. E se ce ne fosse solo uno, che sarebbe saltata da tre settimane. Vedete, anche in questo caso abbiamo creato un orologio. Guardando l'abbondanza del ghiaccio all'interno del congelatore, possiamo stabilire da quanto tempo è andata via la corrente. Esattamente la stessa cosa si fa con la radiodatazione al carbonio 14. Vediamolo, questa è la concentrazione iniziale del carbonio 14. Man mano che trascorre il tempo, il carbonio 14, esattamente come il giocatore che gioca al dimezzamento del suo capitale e come il ghiaccio, tende a scomparire. In un certo intervallo di tempo si dimezza, poi si dimezza ancora e poi ancora e poi ancora. Quindi, se sappiamo quant'è la concentrazione iniziale, possiamo creare un orologio in base al quale stabilire da quanto tempo quel manufatto è stato creato oppure quel determinato essere vivente è morto. Perché? E questa è la conclusione del discorso che molto spesso non si fa. Perché gli esseri viventi assorbono il carbonio 14 fino a quando sono vivi. Nel momento in cui muoiono, oppure un manufatto che è prodotto con un determinato, una determinata sostanza, un determinato composto organico è costruito, è costituito, a quel punto non è più possibile che assorba carbonio 14. Quindi noi sappiamo che il momento in cui inizia il conteggio è il momento della morte dell'essere vivente o della costruzione di quell'oggetto. Ecco perché possiamo, ad esempio, datare reperti lignei di migliaia di anni oppure, ad esempio, dire qual è l'età di una mummia.